La piazza San Vittore sarà presto illuminata e non solo la piazza, anche le zone limitrofe e il campanile del Bernasconi, i cui lavori di ristrutturazione, sistemazione e ammodernamento sono terminati all'incirca un anno fa. L'iter adesso è partito. È stata la parrocchia a trasmettere il progetto alla sovrintendenza, anche se le luci, essendo pubbliche, sono in capo al comune. Si tratta di un progetto da 18.000 euro che è stato vinto sotto forma di bando dalla stessa ditta che si occupa dell'illuminazione della facciata di Palazzo Estense, quindi della facciata comunale. Non offre sorprese, ma consente di mettere un punto alle lamentele di tutti quanti, passando in particolare d'inverno nelle serate più cupe dalle parti del centro, precipitano dalla luce della zona dei portici al buio completo di chi frequenta e passa per la area della Basilica. Come si diceva, i lavori dovrebbero essere completati entro l'inizio del prossimo inverno, perché ora il piano è alla sovrintendenza, ma dopo dovrà ritornare, come prevede l'iter normale, alla curia. Quindi la pratica, una volta appunto ottenuto il nulla osta, verrà trasmessa all'amministrazione comunale, che dovrà dare l'ok affinché le luci vengano riaccese, per una spesa di 18.000 euro.